Sono Ianna Carioli e vi parlo stando dietro a un libro, già perché è lui il protagonista, il libro Le storie di Rosa. Sono 10 piccole storie, racconti, sulle semplici esperienze che si fanno assieme ai genitori, andare in treno, in campeggio, guardare di notte il cielo stellato, scoprire che l'albero davanti a casa cambia vestito ogni stagione, fare i salti sul lettone, ma sono anche storie che raccontano la conquista della propria autonomia, il tentativo di farcela da soli, come per esempio la conoscenza delle parole o il compito difficilissimo di abbandonare l'amato ciuccio. I grandi spesso si dimenticano cosa voglia dire essere piccoli e per ricordarselo debbono chinarsi all'altezza del tavolo. Stando più vicini alla terra si riscoprono dei particolari ai quali non si prestava più attenzione: le formiche, i sassolini, i piedi delle persone, i fili d'erba, lo sguardo di un gatto. Ecco cosa possiamo imparare noi dai bambini: a guardare il mondo come se fosse la prima volta, e scoprirlo assieme a loro è un'esperienza bellissima.